Buonasera e bentrovati alla puntata numero 14 di Minuto Zero. Buonasera Agnese, sei pronta? Buonasera Fabio, prontissima. E allora facciamo partire il treno dei nostri contributi. Iniziamo subito parlando di pallavolo perché ci sono cose importanti. Molto importanti perché domani sera alle ore 18 si sfideranno Allianz Milano e Lube Civitanova. L'ago della bilancia nella semifinale scudetto si sposta ora dalla parte di Milano. Dopo la brutta sconfitta di mercoledì sera all'Aerosuole Forum di Civitanova per la Lube. L'Allianz domani sera a Milano ha infatti il match point per arrivare ad una prima storica finale scudetto. Sarà necessario vedere una Lube diversa rispetto a quella di gara 3 che dopo essere partita benissimo ha ceduto. Un primo set sempre condotto, innervosendosi troppo e cedendo di schianto 3-0. Per i ragazzi di Blengini è dunque un match da dentro o fuori. Allora, vediamo insieme l'intervista allo schiacciatore Ivan Zaitsev. Beh, è una gara 4 di una semifinale scudetto, quindi va interpretata nel migliore dei modi, soprattutto da un punto di vista mentale, perché sappiamo che Milano, adesso che si trova in vantaggio, proverà a chiudere la serie, a fare di tutto per chiudere la serie davanti al proprio pubblico. E noi non vogliamo uscire anticipatamente dalla corsa scudetto, assolutamente, dopo soprattutto una gara 3 dove non siamo praticamente scesi in campo, quindi abbiamo tanta voglia di riscatto e sarà battaglia vera. Battaglia dunque domani sera a Milano, ci spostiamo alla Serie A di basket, parliamo del match tra Carpegna, Prosciutto, Pesaro e Pallacanestro Trieste che si gioca domenica alle 17. Per i ragazzi di Jasmine Repesa è un momento veramente buio, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Scafati nell'infrasettimanale, ancora una sconfitta a Treviso, la quinta consecutiva, l'ottava nelle ultime 9 apparizioni della formazione pesarese, a 3 turni dalla fine quello che sembrava un obiettivo abbastanza, anzi, abbordabilissimo, quello dei playoff, adesso è veramente a rischio. Allora, importante questo match che ci viene presentato dall'assistant coach Bruno Savignani. Domenica ci aspetta una partita molto delicata, una partita dove sappiamo dell'importanza su tutti i punti di vista, mentali, di classifica, o quanto sia importante essere concentrato sin dall'inizio, ma più che altro trovare l'aggressività giusta, trovare l'approccio giusto alla partita per partire subito forti, per cercare di contenere il loro impeto, cercare di contenere il capocannoniere del campionato, uno come Bartley che è capace di fare male in diversi modi. Passiamo ora al calcio di Serie B con Como Ascoli che si disputerà domani alle 14. Un Ascoli carica dal prestigioso successo con il Südtirol va in casa del Como che pure però viene da un bel risultato. Il pareggio 2-2 in casa del Bari, terzo in classifica. Un punto separa in classifica i bianconeri dai lariani che cercano quindi un sorpasso. Allora sentiamo il mister Roberto Breda. Il Como è una squadra che ha fatto tanti punti nelle ultime partite e soprattutto in casa ha fatto sempre bene e non perde da tanto. Con un parco attaccanti di primissimo livello, ma con una squadra strutturata certamente per un... È partito male il Como, se no avrebbe un altro tipo di campionato. Sul giocare a bottonati noi abbiamo un certo DNA, poi vediamo, nel senso, in base agli interpreti, ma il nostro modo di stare in campo più o meno cambia poco, anche perché è già un modulo con 4 centrocampisti, quindi è già abbastanza abbottonati. Nelle caratteristiche dei centrocampisti non è che abbiamo dei mediani noi, forse è l'unico Eddie che un pochino potrebbe farlo, ma sono tutti giocatori anche di qualità, quindi un pochino le caratteristiche sono quelle che poi governano anche le mie scelte. Scendiamo in Serie C, c'è l'ultima giornata di regular season nella quale si decideranno tante cose. Iniziamo dal match di domenica alle 14:30, un derby tra Recanatese e Ancona. I dorici hanno iniziato bene la nuova avventura con Marco Donadelli in panchina con un secco 3-0 a spese del Rimini. Adesso puntano, vincendo al Tubaldi, addirittura al quinto posto. Possono risalire in caso di un pareggio nello scontro diretto tra Pontedera e Gubbio che precedono i dorici
14 in classifica, rispettivamente di 1 e 2 punti. Dall'altra parte c'è però una Recanatese che ha fatto un gran finale di stagione, potrebbe potenzialmente arrivare ai play-off, nel caso però abbastanza remoto che il già retrocesso Montevarchi vada a conquistarsi 3 punti in casa del Rimini. Comunque ci sono tutti gli ingredienti per un bel derby, polverizzati 1500 biglietti a disposizione. Sentiamo intanto dalla parte recanatese il mister Giovanni Pagliari. Dobbiamo fare una grande partita per concludere un campionato che i ragazzi hanno fatto in modo veramente meraviglioso e stanno bene. Stiamo lavorando bene con grande serenità e dobbiamo dare il massimo, come abbiamo fatto tutto il girone di ritorno, che abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario. Sulla sponda dorica il mister, anzi chiedo scusa, i due difensori, abbiamo questa volta una intervista doppia, i due difensori Tommaso Barnaba e Nicolas Fantoni, sentiamo. Ci stiamo preparando col mister nei dettagli riguardanti la squadra avversaria, stiamo preparando ovviamente per cercare di vincere la partita e andremo a Recanati per mettere in campo la nostra partita migliore, insomma. Senti una cosa, Tommaso, quanto sarà importante vincere per cercare di salire un pochettino in classifica? Beh, sarà fondamentale, soprattutto perché è un derby, si tratta di un derby, quindi sarà fondamentale anche vista i playoff. Speriamo di fare una grande partita e di portare a casa i 3 punti. Torres Fermana, domenica alle 14.30, un punto sotto la Recanatese, c'è una Fermana che ha ottenuto brillantemente il passo salvezza e va in casa della Torres. Sardi che invece non si possono distrarre troppo, sono 2 punti sopra il quintultimo posto dell'Alessandria, che significa passare attraverso i play-out. Stesso orario, stesso giorno, Vispesaro Carrarese, nei play-out ci sono sicuramente i pesaresi, da vedere in quale posizione, questo conta moltissimo in vista dell'appendice finale per la salvezza, per avere il vantaggio del ritorno in casa e quindi salvarsi anche in caso di parità nel doppio scontro. La squadra di mister Banchieri deve però conquistare un risultato utile, almeno un pareggio con la Carrarese, che invece vuole blindare dall'altra parte il suo quarto posto, che significa saltare il primo turno playoff. Insomma, ci sono mille motivazioni, Agnese. Fabio, andiamo con la Mega Box Valle Foglia Pinerolo, che giocheranno sabato alle ore 18. Pinerolo è riuscita a portare a gara 3 la Mega Box. Le piemontesi mercoledì sera hanno avuto la meglio per 3-1, rimettendo in parità la serie ora sull'1-1 per poter proseguire nel round robin verso la terza Coppa Europea. Domani sera in casa le Tigri di Mafrici si giocano quindi una sfida decisiva per continuare la stagione. Allora sentiamo la assistente allenatore Giacomo Passeri. Mercoledì sera a Pinerolo non siamo riusciti a portare a casa il risultato che desideravamo, chiaramente c'è tanto rammarico, ma al contempo c'è anche tanta consapevolezza che avremo comunque un'altra possibilità da sfruttare già sabato alle 18 al Palazzetto dello Sport di Urbino, e per ottenere la qualificazione al turno successivo, ovvero al round robin di playoff di challenge. Chiaramente torniamo subito in palestra, il dispiacere e la delusione sono tante, ma l'impegno e la motivazione delle ragazze sono altrettanto forti. E invece terminata con una retrocessione, la prima storica esperienza in Serie A della Balducci Macerata. A mente fredda, bocce ferme, il commento della stagione del presidente Pietro Paolella. Diciamo che facendo un bilancio della stagione, sportivamente non è andata come si pensava, questo ci rammarica per tutti, per i tifosi, per tutto lo staff, per tutti con noi che lavoriamo, per lo sponsor, però ci ha insegnato tante cose. Noi siamo pronti a ripartire più carichi di prima, è stata un'esperienza bellissima, ringrazio veramente tutti che ci stati vicino, ci ha fatto aprire degli occhi, vorremmo continuare a comportarci come squadra da uno anche facendo una a due, e io prometto insieme allo sponsor che in un giro di 2 anni massimo noi cercheremo di risalire quanto prima ai massimi vertici.
In bocca al lupo naturalmente alla Balducci Macerata. E adesso torniamo al calcio di Serie D, con domenica alle 15 in programma la sfida tra Vigor Senigalli ed Avezzano. Senigalliesi che sono reduci dal pareggio in casa del Vasto Girardi, hanno rosicchiato un altro punticino alla capolista Pineto. I ragazzi di mister Clementi non vogliono lasciare naturalmente niente di intentato, appunto una capolista che negli ultimi tempi si è un pochino fermata, ha rallentato parecchio, mancano tre turni alla fine, nel calcio nulla è scontato, ma sentiamo il portiere rossoblu Edoardo Roberto. Domenica sarà una gara tosta, loro sono una bella squadra, noi dovremo riuscire a fare i tre punti che non siamo riusciti a fare all'andata e cercheremo tutto pur di vincere. Quanto credi possibile la rimonta sul Pineto? Io credo che sia possibile, bisogna solo continuare a crederci e puntare a vincere ogni partita. Cinzia Balonga, Alma Juventus Fano, domenica ore 15. Va forte anche il Fano di Mosconi, spietato domenica scorsa nel derby con il Monte Giorgio e ormai stabilmente in zona playoff. In programma c'è però la trasferta laziale in casa del Cinzia, che segue i Granata di tre punti in classifica e può dunque puntare all'aggancio. Allora sentiamo l'attaccante Umberto Nappello. Come al solito, dai, con il solito entusiasmo, ci stiamo preparando bene per affrontare questa partita, diciamo, importante, perché per noi ogni partita è fondamentale, anche a questo punto della stagione. Sempre domenica alle 15 in programma il match tra Porto d'Ascoli e Pineto. È scivolato invece 5 punti distante dalla zona playoff il Porto d'Ascoli, ospita partita difficile dunque un Pineto che, come dicevamo, vuole sicuramente riprendersi dopo aver preso soltanto un punto nelle ultime due partite, Agnese. Andiamo con la San Benedettese Vasto Girardi, domenica alle ore 15, nonostante i mille dubbi societari vive invece un buon momento la Samb, che domenica scorsa è andata a vincere sul difficile campo del Matese, allontanandosi dalla zona che scotta e ha ora la possibilità di consolidare ulteriormente la classifica. Alla Riviera delle Palme arriva il Vasto Girardi, che domenica ha fermato sul pareggio la Vigor. Fabio. Sì, allora andiamo ancora avanti con il programma che vede Monte Giorgio Matese, una crisi nera quella dei marchigiani. Nella prima uscita non ha portato effetti positivi l'ennesimo cambio in panchina con Izzotti, che è stato sostituito da Roberto Bacci, ma dopo la sconfitta di Fano c'è ora il terzultimo posto, un solo punto sopra la retrocessione diretta del Notaresco, e in questo momento non ci sarebbero nemmeno i play-out perché l'avversaria diretta, il Roma City, è distante 8 punti, insomma, quindi sicuramente una situazione critica. Ma sentiamo cosa ci dice del match con il Matese il neomister Roberto Bracci. Aspetto sicuramente una gara difficile, una gara importante, ci siamo allenati bene, ci stiamo allenando bene, sono molto fiducioso, però sappiamo che per noi questo è veramente uno scorreggio, quindi dobbiamo per forza fare un risultato, e per risultato intendo 3 punti, quindi dobbiamo essere bravi, determinati, trovare l'entusiasmo giusto, la cattiveria e la grinta per riuscire a prendere i nostri 3 punti che ci meritiamo. Tolentino Trastevere, domenica sempre alle ore 15, ancora più complicata la situazione di un Tolentino che a questo punto può sperare solo in un miracolo per evitare l'eccellenza, ormai a un passo. I cremisi vengono dal pesante 3-0 di Avezzano, per mantenere viva la fiammella attendono un Trastevere che ha approfittato del pareggio della Vigor per avvicinarla al secondo posto. Sentiamo il presidente Marco Romagnoli. Sappiamo benissimo che domenica chiudiamo l'ultimissima chance di poterci salvare, sapendo che anche la vittoria potrebbe non bastare, ma i ragazzi ci proveranno, anche se questa settimana il nostro pensiero va a carissimo Mario Lazzari, amico e vicepresidente del Tolentino, che ci ha lasciato. Quindi cercheremo di onorarlo in ogni modo, compreso con l'impegno dei ragazzi, anche se in questi casi più che mai la vita ha un'importanza assoluta rispetto a quello che è il calcio.
E scendiamo in eccellenza, ultimi 90 minuti nel primo campionato regionale, veramente da batticuore, con tre squadre che si giocano la promozione diretta. C'è l'Atletico Ascoli, che la capolista Atletico Ascoli, che va sul difficile campo dell'Urbino, che potrebbe ancora raggiungere i playoff, e poi lo scontro diretto tra Fossombrone e Atletico Gallo, rispettivamente seconda e terza, 1 e 3 punti sotto la prima della classe. Succedere insomma veramente di tutto. Sfida di vertice anche tra Azzurra Colli e Montefano, che si vogliono tenere dentro i playoff, mentre sotto sperano appunto di rientrare l'Urbino, che giocherà come detto con la capolista, e l'Osimana, che va in casa di una Jesina che in settimana ha concentrato praticamente tutti gli over dopo un finale di stagione deludente. Insomma, un'ultima giornata che poteva essere scritta veramente un giallo da Hitchcock. Agnese. Hai ragione Fabio, allora passiamo al basket di Serie B con il Real Sebastiani Rieti, Golden Gas Senigallia, che giocheranno domani sera alle 21. È tornata a lavorare in palestra la Golden Gas dopo il brutto scivolone interno con la Virtus Imola. Unico dato positivo, aver mantenuto il vantaggio nello scontro diretto. E domani sera un impegno sulla carta proibitivo per i ragazzi di coach Filippetti, il più difficile, quello in casa della capolista Sebastiani Rieti. Allora sentiamo l'ala Matteo Santucci. Sabato affronteremo Rieti, la capolista del girone, e loro con la vittoria possono blindare il primo posto, e noi andiamo lì per dar filo da torcere, e abbiamo lavorato bene durante la settimana e abbiamo preparato le cose nostre e proveremo a vincere la partita. E invece in programma domenica alle 18 Fiorenzuola Risto Pro Fabriano, la formazione di coach Aniello, vincendo il derby con Ancona, si è aggiudicata matematicamente l'obiettivo playoff. Adesso possono però ancora migliorare la loro posizione finale, quindi la trasferta in casa di Fiorenzuola, che invece di obiettivi ne ha ancora belli concreti, riveste la sua importanza. Sentiamo la guardia ala Riccardo Azzano. Abbiamo conquistato domenica con grande spirito di squadra, anche perché nella situazione in cui siamo, che non è molto semplice, senza Pat non era facile. Adesso abbiamo conquistato questi playoff, però andiamo a Fiorenzuola sempre con la testa sul pezzo, perché siamo arrivati ai playoff, ma il nostro obiettivo può essere anche arrivare terzi, quindi dobbiamo vincere questa partita. Alla stessa ora scenderanno anche la Alley Matelic e la General Contractor Jesi. Un derby tra Matelic e Jesi che è veramente pieno di stimoli, perché le squadre sono con obiettivi opposti. La Alley ha assoluta necessità di punti salvezza, dall'altra parte Jesi invece si è attualmente conquistata un posto importantissimo che vorrà far di tutto per mantenere. Allora sentiamo, per quanto riguarda Matelic, la guardia Davide Paglia. È una squadra che in questo momento è in fiducia, molto forte, perché comunque ha un roster che gli permette comunque di arrivare tranquillamente tra le prime quattro e giocarsi anche playoff, ecco, secondo il mio parere. E non hanno Gatti, da quello che so, ha un infortunio, e quindi ecco, dobbiamo sfruttare questa occasione, daremo sicuramente il 100% come ogni partita, e avremo bisogno del nostro pubblico che comunque non ci delude mai. Andiamo ora sul fronte Jesi con l'assistente allenatore Angelo Vitelli. Mancano 3 partite alla fine della stagione regolare e ecco, è il momento in cui si deciderà un po' la sorte di tutte le compagini della Serie B. Andiamo in un campo difficile, in un campo ostico, in cui sappiamo che il pubblico è molto caloroso, e quindi dovremmo essere solidi e compatti sicuramente nel primo minuto. Noi ci giochiamo tanto, ci giochiamo l'accesso alle prime quattro, e sappiamo che Matelica si gioca anch'essa tanto, perché deve riuscire a rimanere fuori da quelle che sono le parti calde della classifica. Quindi sarà sicuramente una partita dura, una partita da giocare, ecco, con i nervi sicuramente saldi dal primo all'ultimo minuto.
forse non sarà una partita bellissima, ma sicuramente sarà una partita da portare a casa. Per completare il quadro della Serie B di basket, osserva il suo turno di riposo Ancona, che poi nella domenica successiva si sfiderà nel derby con la General Contractor Jesi Agnese. Fabio, allora andiamo all'Ital Service Pesaro, Olympus Roma per il calcio a 5, disputeranno proprio tra pochissimo. L'Ital Service ospita l'Olympus Roma, terza in classifica, ma già battuta a dicembre nella finale di Supercoppa. Pesaresi che hanno necessità di punti salvezza. Allora ascoltiamo il presidente Lorenzo Pizza. Quest'anno così abbiamo avuto un campionato diciamo un pochino difficile, abbiamo sofferto tantissimo a causa di tanti infortuni, di tanti problemi e comunque secondo me il bilancio è sempre molto positivo, perché comunque al di là di tutto la squadra si è impegnata, i ragazzi sono stati bravissimi e poi dietro tra di noi ci sta, perché dopo 4-5 anni di vittorie continue e costanti dove abbiamo vinto di tutto e di più, ci può essere un anno diciamo tra virgolette di riposo nel senso più positivo della parola. Bene, per chi ci sta guardando in replica sa già il risultato dell'Ital Service. Per quanto riguarda sempre il calcio a 5, ma sul versante femminile, turno di sosta per la Serie A con il Città di Falconara che tornerà in campo la successiva domenica nell'ultima giornata contro il Real Stat. E con questo, Caragnese, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi con Minuto Zero, un appuntamento speciale, lo vogliamo dire? Lo dico io. Facciamo i nostri auguri. Agnese Testa di Ferro, oggi il tuo compleanno. Tanti auguri, Agnese. Grazie Fabio, grazie a tutti voi. Questa è inaspettata. Bene, bene. E naturalmente a tutti voi un buon weekend sportivo. Arrivederci. Grazie a tutti voi, arrivederci.